Domenica 14 ottobre abbiamo la quarta edizione del Project Family Run, che è aperta, competizione, diciamo, corsa non competitiva, aperta a bambini e famiglie, famiglie diciamo in senso globale, quindi sono ammessi anche animali a quattro zampe, ma è una riunione di amici che si ritrovano, ognuno con la propria causa sociale, ognuno con i propri valori, ed è una cosa che infatti organizziamo insieme all'associazione 21 Salvatutti, che si occupa di persone con portatori di sindrome di Down, 14, anzi lo ricordiamo, la giornata nazionale dei portatori di sindrome di Down, e altre realtà che portano delle criticità della nostra società, ma che sono anche delle ricchezze che noi vogliamo mettere in gioco in questa corsa non competitiva che si svolgerà a Chiorella. La cosa bellissima, ne parlavamo prima, è questa rete in sostanza che siete riusciti a fare al di là delle ovvie differenze poi personali. Ah no, assolutamente, assolutamente. Con queste realtà, con la polisportiva tra Procida Futura e altre realtà che si... la banda musicale, i giovani della banda musicale per esempio, l'associazione dei kayak, sono piccole realtà che si ritrovano a formare questa grande famiglia. Ognuno porterà la propria ragione sociale, porterà il proprio valore, la propria avventura personale in questa passeggiata, chiamiamola così, maratona, ma sarà una passeggiata per Chiorella, dove saremo insieme e ritroveremo tutti quanti un senso comune, il senso della comunità che si muove per uno scopo. Ricordiamo le date e invitiamo anche i vostri vicini a iscriversi. Innanzitutto volevo ringraziare tutti, la maggior parte degli esercizi piccoli e grandi commerciali di Procida, che hanno reso possibile la manifestazione. Noi non abbiamo contributi, l'amministrazione non è intervenuta in alcun modo in questo evento, e naturalmente invitiamo gli amici vicini di Schietano, ma noi ho invitato anche altre associazioni della terraferma, vediamo se il tempo permetterà.